Perché guardare solo il prezzo? Anche la qualità è importante. Per questo Mobilia ti offre solo prodotti realizzati in Italia e con garanzia certificata, come i prodotti Spar Arredo, che questo mese sono super scontati. La sicurezza non è un costo da tagliare, ma una risorsa da valorizzare. Lavoro e Giustizia, dal 1962, garantisce la tua sicurezza. Un mega traffico illecito di cocaina e hashish con base a San Felice a Cancello, quello smantellato dai carabinieri di Maddaloni, coordinati dai magistrati della DDA di Napoli. I militari in queste ore stanno eseguendo un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 indagati, di cui 8 in carcere e 2 domiciliari, ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e spaccio in concorso. L'indagine, condotta da marzo a luglio 2014, ha consentito, tra l'altro, di accertare l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, cocaina e hashish, con base logistica nel comune di San Felice a Cancello, in piazza Giovanni XXIII. Le indagini, che si sono avvalse di riprese video realizzate con una telecamera nascosta, hanno permesso di riscontrare oltre 600 episodi di spaccio nei confronti di acquirenti provenienti dalla provincia di Caserta, Napoli, Benevento e Avellino. A finire in manette stamane Antonio Tramontano ed Enzo Tramontano, Luigi De Lucia, Paolo Ussari, Youssef Ussari, Antonio Palladino, Raffaele Piccirillo, Francesco Russo e Sergio Tardi. Ha ferito la compagna con un coltello da cucina riducendola in fin di vita, poi ubriaco ha provato a ripulire il pavimento macchiato di sangue ma è stato sorpreso dai carabinieri e arrestato. È finito per questo in carcere a Sessa Aurunca, un bulgaro di 51 anni. La compagna, una connazionale 44enne tuttora ricoverata in prognosi riservata in ospedale con una ferita all'addome, è stata la donna a rivolgersi al 118 che l'ha soccorsa, quindi sono intervenuti i carabinieri nell'abitazione dove vive la coppia e i militari hanno sequestrato il coltello che era ancora in cucina e gli indumenti dell'uomo macchiati di sangue. Gravi lacune organizzative della macchina amministrativa comunale che hanno portato ad un danno erariale di circa 300.000 euro. Questo, quanto emerso dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza di Mondragone su delega della Corte dei Conti, finalizzati all'individuazione delle contravvenzioni elevate in violazione delle norme che disciplinano il codice della strada dalla Polizia Municipale del Comune di Cancello e Arnone e al corretto sviluppo dell'iter finalizzato poi alla riscossione. L'attività di indagine, coordinata dal PM Aurelio Laino, ha permesso di appurare gravi lacune organizzative della macchina comunale, tra cui la mancata predisposizione di registri riepilogativi utili alla rendicontazione dell'avvenuto pagamento dei verbali, ovvero del mancato pagamento degli stessi. Nei casi più eclatanti è stata riscontrata la totale assenza di verbali che sarebbero dovuti essere redatti in seguito a violazioni segnalate con il Fotored. In termini quantitativi è stato accertato il mancato introito per le casse comunali di circa 300.000 euro. Alla Reggia di Caserta porteremo 1 milione di turisti. E quanto dice il ministro del turismo Dario Franceschini in un'intervista stamane, il ministro assicura che dopo lo spostamento della scuola dell'aeronautica militare e la razionalizzazione degli spazi della scuola superiore della pubblica amministrazione si è pronti ad investire 10 milioni di euro per allestire questi spazi, mentre altre risorse arriveranno dal piano strategico attrattori culturali. Una parte dei fondi andrà al recupero delle strutture, una parte alle infrastrutture e in particolare a trasporti e parcheggi, per un piano complessivo che coinvolgerà anche i privati per lo sviluppo adeguato della ricettività alberghiera. L'obiettivo resta dunque, assicurato ancora Franceschini, valorizzare quanto più possibile il patrimonio culturale del Mezzogiorno. Via! Noi di Punto Pro siamo una bella squadra, 1200 officine in tutta Italia che si prendono cura di tutti i modelli e marchi di auto con la massima professionalità e convenienza. Vai sul sito puntopro.it e cerca l'officina più vicina a te. Punto Pro, metti a punto la tua auto. A Limatola, Eurogronde, e la tua gronda è servita. Chiama 0823 48 11 16. Ti risponde l'ingegner Di Lorenzo. Pronto, Eurogronde. Da sempre al tuo fianco, con Eurogronde. Sponsor ufficiale Autolinee Damiano.
Ma noi sicuramente siamo venuti qui convinti di giocarci la partita in un certo modo, però purtroppo abbiamo trovato un elemento fortissimo, non c'era possibilità per noi di poter, ma lo sapevamo prima, insomma, Benevento è una forte squadra, assomiglia molto a Lecce, una squadra molto dura, molto compatta, molto, ha delle grosse esperienze, l'anno scorso aveva sempre lottato per il vertice, noi siamo partiti per salvarci, poi abbiamo fatto questo tentativo di rafforzare la squadra a gennaio, però forse non abbiamo fatto le scelte giuste. Sull'analisi della partita io sono molto dispiaciuto, ma sono dispiaciuto per i miei tifosi perché sono di qui, mille di loro, convinti di cullare un sogno di poter fare un ottimo risultato e non è stato possibile. E naturalmente noi, io cosa posso dire, sono un campano, per cui se noi non dovessimo andare noi, che fa auguri al Benevento perché è una città della Campania, io sono tifoso delle squadre della Campania, quindi faccio i miei auguri al Benevento e i miei in bocca al lupo al Benevento. Per quanto riguarda il risultato di oggi, è un risultato che è vergognoso, veramente vergognoso, perché è un risultato che ci ha umiliato nel vero senso della parola, ha umiliato i nostri tifosi, ha umiliato la nostra città, ha umiliato la nostra società. Ma la cosa, anche perché oggi stavamo senza neanche diciamo la scusa di infortuni, perché li avevamo tutti i calciatori. Abbiamo avuto anche un rigore a favore che non c'era manco, per cui io l'ho visto dalla tribuna, ma non esisteva proprio, però avevamo la possibilità di poter attrezzare anche questa partita e non l'abbiamo fatto. Ma ho capito chiaramente che noi questa partita l'avremmo persa quando ho visto la formazione, e lì ho capito che noi la partita l'avremmo persa. Non perché sia un tecnico, ma perché ho avuto questo tipo di presentimento, che noi con quella formazione avremmo sicuramente perso. E se la domanda è stata precisa, lei ce l'ha con Romaniello, io ho detto se la formazione che è stata mandata in campo l'ha fatta Romaniello, allora la colpa di Romaniello. Se la formazione del Benevento l'ha fatta Allegri, viva Allegri. Se la formazione del Benevento non l'ha fatta Allegri, allora bravo a chi l'ha fatto. La stessa cosa posso dire dalla mia squadra. Se la formazione che è scesa in campo, specialmente la difesa, che è stata disastrosa, catastrofica, una difesa che nel prime 15 giornate ha subito 2 gol, in una giornata, in una partita ne ha subite 6, mi permetta di dire che qualcosa non va. E allora, se la formazione l'ha fatta Romaniello, vuol dire che ha sbagliato a fare la formazione. Se la formazione l'ha fatta qualcun altro, ha sbagliato qualcun altro. Ma consentitemi di dire che certi tipi di atteggiamenti e certi tipi di cose sono stati letteralmente vergognosi, perché oggi noi siamo stati letteralmente umiliati come tifosi, come società e come città. A me fa piacere che ha detto questo, e la reputo più una dichiarazione da compassione che una dichiarazione da realtà delle cose. Se lui ha visto una buona casertana, io non lo so, le altre squadre come sono, però se lui ha visto oggi una buona casertana, contento per lui, insomma, figuriamoci se era brutta che succedeva, insomma. Alla fine in campo non è che scende Romaniello, in campo scendono i calciatori. E oggi il Benevento non ha giocato a 11, ma il Benevento ha giocato a 14, perché 3 giocatori dei nostri stavano con il Benevento. Nella sfortunata domenica sportiva casertana, la Pasta Reggia rimedia una sconfitta al Pianella di Cantù, la seconda in terra lombarda dopo quella di giovedì scorso contro Milano. Bianconeri scarichi mentalmente, confusi in attacco e poco tonici in fase difensiva. Solo la brutta copia della solita Juve di Dell'Agnello. I brianzoli hanno conquistato i 2 punti con una gara ad alte percentuali al tiro pesante, con Ukic e Abbas sempre pronti a infilare nella retina bianconera i canestri pesanti. Dominante sotto le planche Fasenko, autore di una prova da 19 punti e 15 rimbalzi, per un complessivo 35 in valutazione. Tra le file casertane, altalenanti Siva e Hunt, male Cinciarini e Downs. Ultimo a mollare, un vivacissimo Bobby Jones, il migliore nella doppia sfida a Milano e Cantù. Contro l'Acqua Vita Snella il punteggio è pesante, 92-69. A fine gara, coach Dell'Agnello si è assunto le responsabilità della sconfitta, ricordando come la coperta sia sempre corta.
Situazione generale di oggi, lunedì 14 marzo, un'area ciclonica presente sul Mediterraneo centrale continua a determinare condizioni di debole instabilità sulla nostra penisola. Tempo previsto su Caserta e provincia per domani martedì 15. Su tutto il territorio della provincia cielo nuvoloso con possibili brevi piogge nel tardo pomeriggio, temperature in aumento, la massima 17 gradi, la minima 8 gradi, vento da debole a moderato nord-orientale, mare poco mosso. Tendenza del tempo per i prossimi giorni, permangono condizioni di debole instabilità atmosferica con piogge isolate, temperature stazionarie massima 16 gradi, minima 8 gradi. Previsione elaborata dall'ufficio meteo di Teleprime, aggiornamento dati a cura del meteorologo Gianni De Santis. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.meteocaserta.it. La sicurezza non è un costo da tagliare, ma una risorsa da valorizzare. Lavoro e giustizia, dal 1962, garantisce la tua sicurezza.